Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Anche oggi andiamo a fare un'altra partita. Parla sempre del Perugia, chiaramente FIFA 99. Andiamo col Piacenza. L'altra volta ho fatto vedere un po' di nuovi arrivi, praticamente ho rivoluzionato tutta la squadra. E vediamo un attimo adesso cosa ci proporrà questa partita. Qua abbiamo Sereni, Georgiatus, ex Inter, Nahali, Boselli, Calazzi. Beh, Calazzi era fattibile ai tempi perché era nella Dinamo Tbilisi, quindi Schifo che viene dall'Anderlecht, Rafaic, Stettenberg, Kovacevic che è Entrambe le abbastanza, squadre non so sono in se quello grado di lì è ex offrire un buono Juve. spettacolo e ci aspettiamo un'ottima partita. Ci Può avviciniamo al darsi che calcio fosse d'inizio e fattibile, non quindi so se lascio lui, la credo parola che a Giacomo era Bungaelli, uno che ho che è preso in dal Dinamo compagnia di di Massimo Zagabria, Caputi. quindi forse era Il lui. campionato è Fu l'obiettivo principale per La entrambe le Dinamo Zagabria formazioni. era, Ascoltiamo il insomma, parere di Massimo ok, era Caputi. I giocatori importante, ma sono in gran forma, comunque Giacomo, e tutto dipenderà da chi riuscirà l'Italia a era sfruttare al l'Italia. E meglio poi le avevo fatto occasioni che si questa. presenteranno. Allora, abbiamo Verani. fatto una sconfitta, abbiamo avuto, e un pareggio. Passa la palla con autorità. Questo è Piacenza, un Piacenza che era tutto italiano per l'epoca. Era la squadra che prendeva Rapai. solo italiani. Mi sembra che il primo che non fu italiano fu o Guerenco o Ben Matusalem, giocata. mi sembra. Tanto vediamo un po' qua. Stupendo controllo di Oh, palla. Sì, bella parata. Nessun problema per il portiere sul cross. Brutto cross, poteva far di meglio. Nelli. beh. Piacenza, vediamo un po' Piacenza come se la sta cavando. Per ora Grande abbastanza classe. bene. Oh, opla, Pallone sopra la Serie, traversa. mica attraversa il Piacenza. Andiamo subito avanti, attenzione. Riccitelli. Tira la Rizzitelli, spinta sul mamma mia. Bella portiere con un grande intervento in parata di extremis. Matteo Sereni. Sì, ottimo intervento del portiere. Più o meno cercare Grande. di essere, secondo me, quelli Grandissima che parata del potevano essere portiere anche se fattibili. la Poi, difesa ha ovviamente, ci lasciato sarà troppo sempre spazio qualcuno all'attaccante che in questo caso. dirà, Bell'intervento, non bel si rivoluzionano giocatore. le squadre, eccetera, ma. Ho capito, ma ci Bel sono dei casi passaggio. in cui le squadre sono state praticamente rifatte da capo con acquisti a valanga, eccetera. Non è che Cosa è riuscito a ovviamente potevo fare? anche tipo prendere Ronaldo, Rab, Shevchenko, tutta sta gente, c'era Shevchenko, non è che non c'era, Pallone che esce dal campo. però ho preferito fare un cosa un po' più. Alcuni li ho pescati veramente da come il Piacenza, cioè come faceva il Perugia tanti anni fa. Riccitelli. Ancora Rizzitelli, fallaccio, Questa sì che è un tagliare duro, l'arbitro non lo proprio. segna. Bel tocco. Niente, ancora Piacenza. Tanto Melli. fallo. Un attimo di respiro dunque, calcio di punizione. Ora, primo tempo, Piacenza che va all'attacco. Giovanni. È riuscito a bloccare la palla. Arriva ancora nella nostra area Palla intanto, passata. tanto per gradire, attenzione ancora, opla, opla, risupera tutti, Sandi. mamma, Palla in area. no, non ce l'ha fatta tirare, peccato, Mazzola. Mazzola, non è Mazzola. il figlio, con un cognome omonimo. Buon movimento. Piace, Palla che finisce ah! sul legno. Ancora una volta si salva il Perugia. Cavolo, Palla spostata peccato. via Dava per dall'area. andare in gol il Piacenza. Cifo. Tipo. Buon controllo. Portiere che resta Niente, immobile e blocca parata. il tiro. Melli. Vabbè, fallo. Una volta è inutile sto Calcio di fallo, non punizione è e grande servito. possibilità di segnare da questa posizione. Niente, ancora Matteo Sereni, para tutto. Grande calcio. Sand. Niente, Bella presa parata. del portiere. Sì, il Non stiamo portiere è stato facendo niente bravo. comunque da notare. Proprio non stiamo combinando nulla. Troppa. Grande passaggio. Palla controllata con grande maestria.
Ancora un cross totalmente perso anche questo. Grande parata, ancora del portiere, parata che merita gli applausi dei tifosi. Non so proprio come sia riuscito ad arrivarci. Grande salvataggio. E gol. La palla entra lentamente nel sacco. Gol di Haas, presa dalla Sturmgranz. Tanto gol. Non so proprio cosa sia successo. La palla sembrava immobile, eppure ha varcato la linea. Guardate. Rotta la situazione. Opla. Di parità, dunque, il punteggio ora 1-0, gol di Haas. Giocatore che anche seguivo in Austria quando c'erano Giovanni. C'erano quelle poche robe, mi sembra, da Teleplu o da stream, che facevano vedere i campionati esteri. Ogni tanto davano l'Austria. Mi sembra che c'era anche qualche partita dello Sturmgranz. Poi ovviamente avevo visto anche in Champions, quando quella squadra arrivò in Champions un anno. E poi l'avevo visto nell'Austria che giocava. Quindi era un buonissimo giocatore. Infatti mi era sempre piaciuto lui e Vastic anche nello Sturmgranz. Sturmgranz, credo che si pronunci così. Quella austriaca. Così ho voluto prendere, tanto qua so che c'era, quindi non penso che i due siano grandi amici. Già tanto fallo, l'arbitro non li segna. Fallaci, mamma mia, ottimo passaggio. L'arbitro non fischia, non so per quale motivo non vuol fischiare. Zetterberg questo dall'Anderlecht. Intanto ho parato per il portiere. Anche Zetterberg lo conosco, diciamo, da quando usciva le riviste di Guerin Sportivo, e c'era abbastanza spesso il nome di Zettenberg e di Schiffo nell'Anderlecht. Quindi ho voluto prenderli perché quello forse era un po' meno fattibile come acquisti, però avrei voluto vederli in Italia. Quelli sono quei giocatori. Schiffo c'era già nel Torino, ma Zettenberg avrei voluto vedere. 1-0 per adesso. Tempo massimo. Pensi che sarà sufficiente? È possibile che la squadra si chiude in... Adesso siamo 1-0. 45 minuti di gioco. Non abbiamo fatto molto, devi vedere. Oggi danno spettacolo. Okay. Inizia la seconda parte di gara. Subito un fallo. Vediamo se lo sputano fuori. E ade. Fallo grave, decide l'arbitro. Espulso il buon Sand. Sand invece era preso dal Brondby, un altro ottimo giocatore Sand. Poi andò allo Schalke 04 e si sfracelli anche lì. Comunque un ottimo giocatore, secondo me. Bel tocco, a me piaceva un sacco. Un altro fallo. Molto nervoso sta partita, inspiegabile questo nervosismo. In questa occasione, ma certamente ammonito Schifo di quanto non lo siamo noi, e il giocatore finisce sul taccuino dei cattivi. Palla passata, Olive, arriva il secondo gol di Zedem, eccolo qua. Mentre il giocatore ha staccato di testa e ha colpito il pallone. Bel cross, tra l'altro. Due reti con buone chance di portare a casa l'incontro. Dell'Icarri. Olive. Buon movimento. Oh. Giovanni. Schifo. Schifo, attenzione, eccolo qua. Buon controllo. Guardate, grande calcio. E non si fa altro cross del genere. No, niente, non ce la fa. Il pallone viene allontanato. Ottimo stacco. Olive. Possesso di palla perduto. Credo che avrà qualche livido domani mattina. Esatto, credo anch'io. Vabbè. Dell'Icarri. Rapaic. Non si è fatto intimorire, buona azione difensiva. Schifo. Miati. Grande calcio.
Gnatti credo che l'ho preso dal Cagliari addirittura. Grande passaggio. Okay. Faccia l'intervento del portiere. Palla colpita di testa. Eh beh. Tiro che non il tiro del Piacenza. Sì, no. Conquista la palla vagante. Ottima presa. Ottimo, disse Sereni, le sta facile. Prendendo tutte. Bravo ad opporsi al tiro. Parata piuttosto difficile. Cosa fai? Esce dalla porta. No. Per fortuna no. Superbo controllo di palla. No, impazzisce, fa un altro fallo. Altro ammonito. Il giocatore dovrà fare attenzione d'ora in avanti. Oh, è ora dei cambi. Infatti anche il Piacenza fa un paio. C'è John Carew, poi tra l'altro. Alcuni sono veramente, francamente, non sarebbero mai arrivati. Poi il Carew, però era in Norvegia ai tempi. Quindi Zivkovic preso in realtà non dalla Sampdoria, quello che poi arrivò dopo, mi sa, la Sampdoria, preso credo dalla Stella Rossa o da Partizan. Questo preso dal Cagliari, perché mi sembra che effettivamente è andata al Perugia per un anno. Anderson preso dal Bari, francamente non sarebbe mai venuto. Questo invece del Signore l'ho preso dal Zurigo, sono sempre stato un suo, no, fan, però l'avevo visto giocare in Coppa UEFA contro la Roma, un altro po' di partite, effettivamente mi era abbastanza bravo. Quindi intanto facciamo entrare John Carew. Infatti è un altro Kovacic, perché inizia con la S, quindi ok, è un altro. Preso credo da qualche altra squadra. Formazione, ovviamente. Formazione è 2, 3. Oddio, 2, 3. Ah, ho 4, 3. Ah, ok, quindi abbiamo perso un, in realtà un... difesa 2. Mm. 5-2-2, sarebbe, mamma mia. Facciamo entrare. Intanto esce Manighetti e entra Caini del Piacenza. Fallo del Piacenza. Ammonito anche. Il giocatore merita il cartellino giallo. Un comportamento inaccettabile per un giocatore di questo calibro. Ela. Entra John Carew. Vediamo un po'. La palla viene essendo preso appunto da Melli. Infatti Melli era con noi, invece è andato a Piacenza. Caini. Carew in realtà era in Norvegia. Forse sarebbe stato anche fattibile. Chissà. Giovanni. Perugia che prendeva veramente tutti in quei periodi. Andava a pescare nei posti più assurdi del calcio. Quindi forse anche del Signore sarebbe stato secondo me molto fattibile, anche perché non era titolarissimo dello Zurigo, quindi può anche essere. Mi piacerebbe anche parlare con questo Signore. Tanto gol di Carew. Non so cosa sia successo alla difesa. Il giocatore. Il punteggio ora è 3-0, niente da fare per gli avversari. Assola. Sola. Olive. Riccitelli, il tiro è facile preda del portiere. Il portiere dovrà però continuare ad urlare ai suoi difensori. Gnatti. Ottimo passaggio. Bel rilancio. Ecco, ormai 3-0 è bello. Deve essere rimasto infortunato. Intervento duro, per non dire di peggio. Oh, ma l'arbitro ogni tanto non è... emozioni contrastanti sulle non due partite, mentre l'incontro volge al termine. È una gara giocata sui muscoli e sull'agonismo. Ma non è vero. Le due squadre vuole perdere. Ecco. Direi che in questa circostanza il giocatore è stato... Ma la facciamo niente, ormai sta diventando una battaglia questa partita. Anche se dagli spalti molti chiedevano l'espulsione. Certo, guarda, anche qui iniziamo per fare il fallo. Zetterberg. Espulso anche anche Piovani. Oddio. Vediamo calcio punizione. L'altro espulso. La partita è diventata aggressiva in pochissimo. Finisce col 3-0.
vince il Perugia e ancora siamo in testa. Detto quello, ci sentiamo al prossimo video. Ciao.